cresce l'attesa, domani ore 21 la semifinale di andata contro il Verona, stadio Marcantonio Bentegodi, un dubbio forse due, ma l'11 di partenza è stato di fatto già scelto, stessa difesa schierata con la Salernitana, davanti a Fiorillo Balzano, Bettella, Scognamiglio e Pinto, quest'ultimo sarà preferito a Del Grosso appena ristabilitosi dall'infortunio alla caviglia, dunque confermatissimo Bettella, Campagnaro sarà eventualmente utile in corso d'opera. In mediana ecco il dubbio, forse Canutè vertice basso con Memusciai e Brugman mezzali, oppure Brugman regista, Memusciai e Crecco interni, davanti Marras e Sottella a supporto di Mancuso. Nel Verona non è certa la presenza di Zaccagni, anima del centrocampo scaligero. Il prezioso centrocampista veneto accusa un fastidio alla coscia, in preallarme Colombatto, probabilmente l'unica novità rispetto all'11 che ha battuto nel preliminare il Perugia, davanti Matos e Laribi a supporto di Carmine Pazzini. Partirà dalla panchina, così il tecnico biancazzurro Beppe Pillon. Non sappiamo gestire le partite, noi dobbiamo fare la nostra partita, cercando di fare il nostro gioco, di cercare di essere propositivi e di far gol, perché in questo tipo di partita è molto importante, il gol è importante. Anche perché lo ha dimostrato, non so se è d'accordo, il Perugia, il Verona se viene attaccato va in difficoltà. Sì, loro quando sono presi un po' in velocità, come è stata nella partita che noi abbiamo fatto qui, l'ultima che abbiamo fatto qui contro di loro, li abbiamo presi in velocità, qualche difficoltà gliel'abbiamo creata. Le scelte le devo fare anche in funzione della partita, vediamo, ci devo pensare un po'. Però la domanda è questa, se gioca Brugman, come sembra, gioca da mezzala o da regista? Può fare due ruoli, lui fa bene. Lo sappiamo, però insomma per questa partita. Questa partita devo decidere, dipende. No, è chiaro che Canutè se gioca fa il basso, non può fare da mezzala. Sì. Però c'è anche il dubbio del grosso Pinto. Sì. Altri dubbi? No. Così. Come se l'immagina questa partita, mister? Una partita che andrà a sprazzi, nel senso, per caratteristiche anche, non so, loro hanno Matos, hanno dei cami lì, tutta gente che strappa, anche noi abbiamo gente che strappa, perciò penso che sarà una partita di questo tipo qua. Quindi insomma ci vuole un recupero del pallone equilibrato. Dobbiamo essere abili e non far giocare bene i loro centrocampisti, nel senso che se siamo bravi lì è importante questo, perché loro con i tre centrocampo sono molto bravi nel fraseggio, ma soprattutto a verticalizzare, perciò meno giocano questi, più probabilità di portare a termine la partita.